In questa nuova puntata vi voglio parlare di Ali d'Argento di Ayumi Takihara. Ali d'Argento è un manga composto da un volume unico, pubblicato in Giappone nel 1997 ed in Italia edito da Planet Manga, che fece uscire una prima edizione nel lontano 1998 ed una seconda nel 2013. Ayumi Takihara è un veterano autore nato nel 1946 e che ha esordito nel 1970 sulla famosa rivista Margaret. In Italia di suo è arrivato solamente questo Ali d'Argento, ma in realtà in Giappone è stato un autore molto prolifico e dal grande successo. Successo confermato dalle lunghissime serializzazioni di alcune sue opere. Alcune di queste sono durate infatti 11, 18, 30, 33 e in un caso anche 50 volumi. Oltre a queste ci sono anche una infinità di miniserie e volumi unici. Insomma, è un autore non da poco ed è un peccato, secondo me, che non sia arrivato altro di suo in Italia. Ali d'Argento è ambientato in Giappone verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone ormai è sconfitto, ma continua a non arrendersi, a combattere strenuamente. Una delle tattiche tristemente famose è quella dei kamikaze, termine che però non viene mai usato nel testo. Il protagonista di questa storia è uno di loro, un pilota di caccia. Iniziamo questo volume con il passo che questo soldato compie, un passo che sancisce la sua entrata nella squadra d'attacco speciale, cioè la squadra dei kamikaze. Un passo a cui lui stesso, interrogandosi, non riesce a dare un senso, non riesce a darsi una motivazione. Tutto il volume racconta degli ultimi giorni di vita del protagonista e di chi gli sta attorno. Non c'è azione, non c'è guerra. Non viene mostrata, ma si sente, si respira. L'atmosfera infatti è pesante, il pensiero va continuamente ai propri cari, alla ricerca di questa maledetta motivazione e di un perché di questa guerra ormai persa e inutile. Inutile come il gesto che questi ragazzi stanno per compiere. Il finale lo sappiamo, è un finale che conosciamo sin dalla prima pagina. Eppure il manga è coinvolgente e alla fine si prova quasi un senso di liberazione. Non si prova odio, ma soltanto amore durante questa lettura. Probabilmente noi occidentali mai potremo capire questo sentimento, questo attaccamento alla nazione o se vogliamo questo servilismo. La mentalità del sacrificio estremo per la collettività non fa parte di noi. Il volume è emozionante e emozionati sono i protagonisti, che tentano di sopprimere ciò che provano ma si ritrovano su un'altalena incontrollabile di sentimenti. Il disegno dell'autore è fotografico per quello che riguarda l'ambientazione e gli sfondi, mentre è molto più scarno ed essenziale per i personaggi, per i loro volti. E graficamente questo secondo me è il grande difetto, è la nota dolente. Infatti spesso ho faticato a distinguere i vari personaggi. Bellissime e ultra interessanti secondo me sono le curiosità e le riflessioni che si trovano ad inizio ed in fondo al volume. Alla traduzione troviamo Keiko Sakisaka, anche conosciuta con il nome di Keiko Ichiguchi, autrice di numerosi manga pubblicati in Italia dai K-Boys e che in queste settimane ha fatto uscire anche un libro dedicato alla cultura giapponese e le sue stranezze. Se volete potete cercarlo e trovarlo in qualsiasi store online. E Keiko Sakisaka traduce perché da molti anni vive in Italia ed è sposata con un autore Bonelli. Chissà che effetto fa per un'autrice come lei leggere un'opera di questo genere, un'autrice ovviamente giapponese. Il volume in mio possesso è la prima edizione, non so come sia la seconda, ma questa è un classico volume senza sovraccoperta e stampato, diciamo, degnamente per essere ormai un volume di 20 anni fa. Costava anche parecchio, infatti veniva 13.900 lire e veniva venduto successivamente a 7 euro, invece la seconda edizione ha un prezzo più basso. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa lettura. Fatemi sapere quindi se l'avete letta, scrivetemi su Fumetti Rino Air su Instagram. Vi ricordo che potete ascoltare questo podcast sia su Spreaker sia su Spotify. E niente, alla prossima puntata.